dal 1986 per ricordare tutte le persone che non ci sono più a causa di questa malattia, ma soprattutto per fare informazione. Prevenzione, sensibilizzazione, educazione all'affettività e alla sessualità consapevole, ma anche tentare di abbattere lo stigma sociale. La Regione Toscana ha così deciso di celebrare la giornata mondiale per la lotta all'AIDS nelle scuole. Ad Arezzo lo ha fatto all'ITIS Galileo Galilei, una mattinata con interventi di esperti a confronto con gli studenti degli istituti scolastici. Veicolando questa informazione nelle giovani generazioni si spera che i prossimi dati sull'infezione di HIV abbiano un decremento. Toscana e Lazio sono le regioni italiane con incidenza più elevata di diagnosi di HIV e AIDS. La regione Toscana è la seconda regione perché c'è un'incidenza di 4 casi su 100.000 residenti. La fascia di età si è alzata, va dai 30 ai 39 anni. È una trasmissione sempre sessuale e quindi il nostro impegno è sempre quello di parlarne. Ruolo fondamentale in tema di prevenzione è quello dei consultori che ospitano anche uno spazio giovani. Sono spazi usatissimi, i ragazzi lo conoscono, questo perché viene fatto da tutte le zone di distretto anche un grosso lavoro all'interno delle scuole. Sulla scuola media superiore la formazione dei peer, quindi dei pari, e saranno loro, come in questa giornata, a restituire ai loro pari o ad altri il loro sapere. Cambia molto perché da un adulto viene percepito come un insegnamento, una lezione. Da un coetaneo invece è proprio il consiglio di un amico, di un fratello maggiore, di qualcuno che in quelle cose ci è passato come te e può riportarti una sensazione, un feedback vero e che tu puoi condividere e comprendere bene.